Questo è un campo veramente di alto livello. Lavorerò tantissimo, si divertiranno tantissimo, imparerò cose nuove. Questa è la decima edizione del camp. Sono passati troppo in fretta, troppo in fretta. Ogni volta che penso che sono già passati in 10 anni 1000 giovani dalle nostre mani. Accorci, passi, ma continuano ad avanzare. Lo staff è sempre stato quello. Entrava e non usciva qualcuno, ma l'osso duro del nostro staff è sempre stato quello. Pronto? Vai! Abbiamo deciso con Diego di sentire e ascoltare un po' tutte le richieste che in questi anni ci sono arrivate dai diversi comuni, dalle diverse società sportive che ci chiedevano appunto di portare il camp nelle loro città. Abbiamo visitato diverse location, quella di Ravenna con la franchigia della Romagna, veramente sono stati molto molto entusiasti fin dall'inizio. E abbiamo subito trovato un accordo per venire. Oltretutto quest'anno Ravenna è città europea dello sport, per cui avere un evento del genere fatto da un grande campione sportivo di livello mondiale è sicuramente quello che è la ciliegina sulla torta. Siamo a Marina Romea, al villaggio del Sole. C'è stata proprio la gente di Ravenna a proporci questo villaggio e questa vicinanza al mare. Ci è piaciuto e eccoci qua. Il camp è gratuito per i ragazzi, è l'unico camp in Europa che è così. Vengono giovani da differenti possibilità, ok? Famiglie, alcune famiglie ce l'hanno, alcune hanno meno, altre hanno un po' di più. Ma qua in questa camp, questa settimana, qua conta l'educazione, l'atteggiamento e la voglia di essere in campo. Le cose che cerchiamo di fargli passare sono innanzitutto la capacità di lavorare insieme, l'umiltà, la determinazione e la continuità nel lavoro, cioè l'applicazione del lavoro. Direi che abbiamo lavorato su tre aspetti probabilmente ugualmente importanti. L'importanza di sapere prendere e passare la palla. Abbiamo poi cercato di inserirlo in un contesto di decision making, quindi una volta che ha imparato a prendere e passare la palla, abbiamo cercato di far capire quando passarla. Abbiamo sviluppato questo secondo step, abbiamo iniziato a parlare un po' del contatto. Io dico mia, pa, qualità del passaggio, stai fermo, te dai una palla perfetta, non così. Fai vedere le mani, buono, fai vedere le mani. Vai. Guarda, prendi informazioni con gli occhi, gira la testa, abituati. Finito, giro. Sì. Guardo. Una volta che ho fissato, non muovo più la testa. Sarò! Se tengo questa posizione, il giocatore mi arriva lì, mi spinge a portare tutto il mio corpo per coprire questo spazio. Allora, se tu la lasci, il tappaglio va uguale, rimbalza, accompagnala fino alla fine. Guarda, accompagnala, vai. Accompagna fino alla fine. Meglio! Tutto quello che fa parte anche del bagaglio individuale deve essere allenato tutti i giorni. Ci vuole la costanza, ci vuole tanta applicazione. Imparano veramente a velocità strepitosa e questo fa piacere anche a noi. Ancora! Trovare gli stimoli in ogni momento a fare le cose non è semplice, invece lui veramente dimostra ai ragazzi che la vittoria te la devi sempre guadagnare, che te la devi sempre conquistare in tutto quello che vai a fare. Siamo comunque, voglio vederli assolutamente, autonomi completamente. È un grande campione, ha vinto tutto, quindi
non è un semplice giocatore, ma stando con lui possiamo imparare tanto. Siamo migliorato, probabilmente nel passaggio ho fatto un assist per un mio amico e perché l'ho passata, invece io sarei andato avanti. Gli ho chiesto un consiglio sul drop, come farlo più alto, più che la tecnica e l'amore per questo sport e diciamo l'emozione che mi fa provare vederlo e stare vicino a grandi campioni. Ti motiva, ti stimola a fare di più, punta tanto sempre a vincere, a dare il meglio e ci fa anche giocare nonostante lui sia un grande campione. Per me stare con Diego Dominguez è veramente emozionante e incontrarlo e stare in squadra con lui è stato molto bello e vorrei stare un'altra volta insieme a lui un altro anno e giocare ancora a questo campo. Ho avuto la fortuna di incontrare nuove persone, di legare con dei bravi ragazzi. Non si può mai giocare solo a questo sport. Per me è un concetto che poi rimarrà nella vita loro e da adoperare non solo nell'ambito di questo bellissimo sport, sino anche fuori del campo. Mi ha colpito la maturità, nonostante sia un'età compresa tra i 15 e gli 11 anni, educazione, perché sono cose che quando non parliamo di rugby queste hanno la priorità. Abbiamo fatto una impostazione medica fissa, ogni allenamento c'era qua un'infermiera, un medico, un fisioterapista, se qualche giovane aveva qualche problema era subito assistito. Per Domus Nova, che è un ospedale privato qui a Ravenna da 60 anni, non è una cosa abituale, è una cosa nuova. Una cosa nuova però che ci ha riempito di energia, soprattutto vedendo i ragazzi così impegnati. Imparare il primo soccorso, quindi la rianimazione cardiopolmonare, è quello che a volte serve per salvare la vita di una persona. Il ciclo e tutto il trattamento su una persona che ha avuto un infarto inizia con il controllo della sicurezza. Quando ascolto con l'orecchio e sento se per caso escono dei sigli respiratori, iperestendete il collo, apro del tutto di linea aerea. Una cosa invece molto importante è il massaggio cardiaco. Avete la possibilità di recuperare eventualmente la minima. Per quanto poco possiate fare, potete sempre essere d'aiuto. L'importanza di questo camp è soprattutto l'aspetto che oltre rugby si praticano tanti altri sport. In genere alla mattina si fa sempre rugby, poi si passa alle competizioni che sono touch rugby. Al mare con la staffetta di nuoto, si procede con i tornei di calcio e di ultimate. Si gioca a calcetto con le porte piccole. Il gioco incomincia in maniera molto semplice, una squadra è dietro la linea, ingaggia verso l'altra squadra. L'idea è quella di fargli vivere più esperienze possibile e attraverso la competizione, che è comunque un aspetto importante sia per la formazione che per la crescita dei giocatori, per cercare di raggiungere obiettivi comuni di squadra.
A questo ci si lega soprattutto un'alimentazione mirata e controllata. Mio figlio che gioca con sempre maggiore entusiasmo, ha imparato cose nuove. Io sono un agricoltore, produco del pomodoro, penso che si sposi bene a tutti gli altri alimenti che stanno utilizzando qui nel camp, come frutta o yogurt e altro. Ragazzi, sorridete! Dai, sorridi! Al camp abbiamo ospitato un'iniziativa di Samsung Italia in collaborazione con il Moige. Un'iniziativa per far conoscere gli effetti del cyberbullismo. I ragazzi hanno giocato con dei paracadute colorati, hanno cercato di coordinarsi fra di loro. E l'idea comunque alla base di questo camp è comunque sempre il divertimento. È difficile guardarsi negli occhi, anzi con un cellulare è impossibile. Qui bisognava guardarsi, non è perché è nel nostro gruppo e tutti lo vogliono che noi per forza dobbiamo trovarci bene, dobbiamo adeguarci a quel leader o quelle persone e possiamo scegliere noi. È stata una cosa interessante per i ragazzi perché veramente c'è stato un momento di riflessione a fine dell'iniziativa. Il paracadute gira che è tipo la popolazione che tutti seguono gli altri, le persone che lo attraversano sono le persone che si differenziano e vengono schiacciate dopo dal resto del Potrebbero venire schiacciate. Esatto. Potrebbero venire schiacciate. Bella visione anche questa. Programma dell'ultimo giorno è una cosa magnifica perché la verifica un po' del lavoro settimanale e anche il primo momento in cui facciamo effettuare contatto ai ragazzi. Una partita di rugby, ci siamo divisi in due squadre, facciamo 9 contro 9. L'idea di farli giocare scalzi ha due motivazioni, evitare che gli impatti possano essere notevoli e inoltre che possano rendersi conto del fatto che non solo l'attrezzo, cioè la scarpa, è quella che gli permette di poter effettuare sia cambiamenti di direzione che cambiamenti di velocità, ma sono i piedi e le gambe. E vai, ok? Anche tu Luca, eh? Sono spazi larghi ragazzi, non serve giocare a 20 metri. Stessa organizzazione nel salire, in difesa, e molto bravi dell'uno contro uno. Amici del rugby, gli amici dello sport e del rugby in generale, vi voglio per tutta la vita. Per loro è un'esperienza nuova, che la porteranno dentro per tutta la vita. E questa settimana qua, a voi vi dico, non vi la dimenticherete mai più nella vostra vita, ok? Mai più.